Parliamo adesso di gaming mobile, dove protagonisti sono gli smartphone e i tablet che stanno letteralmente cambiando le regole del gioco grazie alla loro diffusione e poi per via delle dinamiche di interazione touch. Ma prima facciamo un passo indietro. Qualcuno di voi, tra chi è cresciuto a cavallo tra gli anni 80 e 90, si ricorda i libri game? Tu non puoi saperlo perché sei troppo giovane. E invece li conosco. I libri game erano dei libri in cui tu, lettore, potevi influenzare la trama, compiendo in determinati punti delle scelte, che poi rimandavano a pagine diverse del libro, in cui la storia proseguiva a seconda delle scelte che avevi compiuto. E bravo il nostro Sebastiano, il meccanismo era simile ai giochi di ruolo, con meno possibilità di scelta, ovvio, ma con il vantaggio che ci potevi giocare anche da solo, perché era il libro a fare da Dungeon Master. Una delle serie più popolari fra i libri game, con 28 volumi pubblicati a cavallo tra il 1985 e il 1998, fu Lone Wolf, ovvero Lupo Solitario, ideata da Joe Dever. E qui ti volevo, perché 15 anni dopo Lupo Solitario si prepara a sbarcare sui tablet in una versione moderna e interattiva grazie al lavoro di uno sviluppatore tutto italiano, Forge Reply. Eravamo alla ricerca di una IP su cui lavorare e abbiamo avuto l'opportunità di entrare in contatto con Joe Dever e quindi con il suo mondo di Lupo Solitario. Joe Dever è uno dei membri del nostro gruppo di lavoro, chiaramente il più importante, e è in diretto contatto con noi sia per quello che riguarda l'elaborazione della storia, che comunque è vergata direttamente da lui, e anzi ci tiene molto al fatto che i fan possano riconoscere il suo stile e il suo tocco. Quella del gioco è una storia inedita e siamo giunti a questa conclusione perché in ogni caso una storia nuova ci permette di costruire veramente qualcosa che sia tarato sulle nostre possibilità e anche esigenze a livello di game design e di produzione. Per lo stile grafico ci siamo approcciati ovviamente al materiale originale, cercando di essere il più fedele possibile, però al contempo ci siamo anche guardati attorno a quello che offre il mercato oggigiorno. Per il character design, tutto il materiale che ruota intorno a Lone Wolf, abbiamo ovviamente dovuto ricreare tutto da zero, basandoci sulle illustrazioni dei vecchi libri e guardando le descrizioni che Dever aveva fatto dei vari personaggi. Abbiamo quindi evoluto e ampliato il concetto di dark fantasy, che da sempre comunque ha contraddistinto la serie sin dagli inizi. Per il gioco la cosa più importante che abbiamo cercato di dare è una maggiore immedesimazione, quindi abbiamo creato il book come se fosse un tomo medievale, andando a fare delle illustrazioni che ricordassero le xilografie e una grafica che ricordasse invece i libri miniati. Abbiamo iniziato a sviluppare per le piattaforme mobile, in particolare per tablet, perché volendo mantenere un legame forte con il formato originale su cui innestare degli elementi nuovi, soprattutto a livello di combattimento, ci sembrava che il tablet fosse in ogni caso il punto di partenza ideale per questo tipo di evoluzione. Anche rispetto al formato originale del libro game ci sembrava il solco giusto entro il quale posizionarci. Questo gioco si differenzia dagli altri prodotti presenti sul mercato proprio per la sua componente, per le sue componenti ibride. Lone Wolf è un mix tra un libro fantasy, un romanzo quindi da leggere, e un vero e proprio videogame. Fondamentalmente il libro, la parte romanzata del prodotto, racchiude in sé tutte le dinamiche dei menu tipici dei giochi RPG. Quindi il libro non è altro che l'interfaccia principale del gioco e quindi di tutto il sistema. Tramite questa interfaccia libro, oltre a leggere un romanzo fantasy, appunto, si avrà l'opportunità di navigare, per esempio, la mappa del mondo, l'inventario, la scheda del personaggio e tutti quegli elementi tipici che compongono normalmente gli RPG. La parte di libro non è assolutamente passiva, si legge certo, ma ci sono anche dei quick time event che ti permettono di reagire a certe situazioni che vengono narrate appunto nella sezione libro. Esistono poi ovviamente la parte delle scelte multiple che ti permettono di
evolvere la storia in maniere differenti e esplorare parti del mondo differenti. La parte di combattimento è praticamente la seconda grande novità di questa tipologia di gioco. È quasi un gioco a sé, nel senso che è completamente in 3D con un sistema di combattimento ibrido. Ci sono i turni, ma sono anche in tempo reale, quindi le tue azioni e quelle del nemico possono essere sovrapposte, e diciamo che la strategia all'interno del combattimento starà nel decidere come concatenare le proprie azioni e come appunto anche il nemico deciderà di concatenare le proprie, e questo deciderà l'esito dei combattimenti. Come la tradizione, si può morire anche nei libri, come era effettivamente nei gamebook di una volta, quindi prendo le scelte, se vogliamo, sbagliate, si può effettivamente morire. La struttura comunque sarà checkpoint, quindi si potrà, diciamo, recuperare l'ultimo salvataggio e quindi prendere delle scelte diverse e cercare di sopravvivere. In Italia ci sono sempre più realtà legate allo sviluppo dei videogiochi che si stanno dando una forma, diciamo, professionale. Questo anche grazie alle nuove tecnologie, ai nuovi middleware che permettono di abbassare le barriere di ingresso, diciamo, in questo mercato. Quindi sicuramente ci stiamo strutturando, anzi c'è un programma che si chiama ESB for Developers, di cui anche noi siamo parte, che punta proprio a raccogliere gli sviluppatori italiani e a lavorare perché ci siano comunque quegli incentivi pubblici, anche attirare quegli investimenti privati che sicuramente ci aiuteranno come settore italiano a crescere ancora di più.